Manifestazione ieri in Piazza Municipio per l'acqua pubblica e per la scelta della forma di gestione, società per azioni o società consortile. Questo è il tema da dibattere. Infatti, oggi pomeriggio l'Assemblea del Lati Idrico all'ASI dovrà decidere la forma di società cui affidare la gestione dell'acqua. Il dopo Girgenti, insomma, azienda commissariata da tempo con due commissari nominati dalla prefettura. Il sit-in di protesta di ieri è stato organizzato dal coordinamento provinciale Titano, cui hanno aderito tanti altri comitati provenienti da tutta la provincia e diversi movimenti politici. La rabbia dei manifestanti è stata forte ma ordinata. In tanti hanno avuto il modo di ribadire le loro posizioni. Noi pensiamo e siamo certi di ottenere l'azienda speciale consortile, perché se dovesse passare la SPA è un male per tutti. La nostra lotta probabilmente, dopo altri impegni, e probabilmente ricomincerebbe se passasse la SPA. Qua noi non ci arrendiamo perché vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo il pareggio di bilancio, vogliamo che la gente partecipi per il suo futuro e nella SPA questo non c'è. Nella SPA c'è solo che qualcuno, se entra un privato, deve per fare forza utile e questo va messo sulle nostre bollette. Siamo stanchi di subire e sopportare. Noi siamo disposti ad andare avanti e andremo avanti. Io spero solo che i sindaci, visto che i cittadini li hanno votati e li hanno messi nelle loro poltrone, una volta tanto facciano quello che dicono i cittadini. Perché la consortile sì e la SPA no? Qual è questa differenza? Quali sono i timori? Perché la SPA è un ente di diritto privato e come privato deve essere per forza. Invece la consortile è di diritto pubblico e là intervengono tante cose. Nella SPA, per dire, non ci può essere un parlamentino dei cittadini, quando invece nell'azienda speciale consortile un parlamentino già ci può essere, ci possiamo essere presenti e decidere noi stessi il nostro futuro. Siamo in questa pubblica piazza e così invoca una gestione pubblica ed è giusto che la gestione sia pubblica, però io desidero ricordare un dato che deve farci riflettere. Ricordo che nel 2007, anno prima in cui prendesse la gestione Girgenti Acque, e con questo non voglio assolutamente difendere il gestore privato, ma riporto solo questo dato per chiedere e chiedermi che cos'è gestione pubblica. Nel 2007 il servizio idrico ad Agrigento è costato 10,5 milioni di euro. Dalla bollettazione il comune è riuscito a ricavare 4,5 milioni di euro. 6 milioni di euro sono andati sulla fiscalità generale. È questa l'acqua pubblica che invochiamo? Io mi auguro di no. Siamo qua per protestare contro Lati che da quasi un anno ancora non ha designato il nuovo gestore dopo Girgenti Acque. Domani si riuniranno per decidere se il futuro gestore sarà pubblico o privato. Chiaramente noi siamo per l'azienda speciale consortile pubblica e partecipata. Quindi il nostro compito oggi di cittadini è far passare questa richiesta, poiché è una richiesta che tutti i cittadini della provincia vogliamo. Non vogliamo più ripetere l'esperienza negativa che abbiamo vissuto con Girgenti Acque, poiché Girgenti Acque non ha fatto minimamente gli interessi dei cittadini, anzi ha lucrato, ha creato dei disservizi, tutta una serie di cose che tutti sappiamo, per cui il prefetto aveva fatto bene a interdire l'attività della Girgenti Acque. L'acqua è un bene come il diritto alla salute e non può essere ceduto a terzi. La società per azioni che hanno proposto è una società che già parte senza capitali e quindi è indicato anche nello statuto per chiunque lo legge, avranno bisogno di capitali. Non precisano oggi quali capitali, l'ATO non lo precisa e quindi significa che dovranno ricorrere a capitali privati. I capitali privati è speculazione. Andiamoci a leggere le altre società per azioni che operano in Sicilia, che si vadano a leggere, che si faccia un approfondimento e poi voglio dirvi, la legge, il testo unico sulle società per azioni a partecipazione pubblica da cui viene fuori lo statuto, il testo unico, il decreto legislativo 175 del 2016. La norma originaria, la norma base delega, la 124 del 2015, è stata dichiarata incostituzionale.
Io sono sempre stata presente, sono sempre stata lineare, sono 5 anni che sono dentro il Palazzo di Città e sono 5 anni che mi sono sempre esposta a favore di quello che è un servizio pubblico. Quando abbiamo iniziato è oggi che vedo che la gente incomincia a muoversi e sono contenta perché voglio ricordare a tutti, voi eravate presenti all'epoca dentro Aula Sollano, che ad urlare la necessità del servizio pubblico per il bene primario, che l'acqua eravamo in due, io e la collega Carlisi, l'aula era vuota. Oggi finalmente la gente si muove, vedo pochi agrigentini e molti raffadalesi, però sono convinta che anche gli agrigentini piano piano verranno fuori. Noi siamo qui per la battaglia, il sindaco non può che ascoltare quella che è la volontà popolare. Io praticamente ho sentito quello che dice l'assessore Nello Amer ed è un pochettino imbarazzante per me confrontarmi subito dopo di lui, perché lui dice che per una consortile SPA, che vuol dire non lo capisco, perché una consortile dovrebbe essere un'acqua pubblica per tutti, perché l'acqua pubblica solo non è vendibile, invece la SPA è scalabile, vendibile, tutto quello che vogliamo. Perciò che lui ora mi venga a dire che per una consortile SPA non ha né senso né capo né coda. In più praticamente c'è da dire che l'articolo 42 della Costituzione, ma non lo dice Emanuele Lovato, ma lo dice un costituzionalista come Paolo Maddalena, non è possibile avere un SPA pubblica, perché l'acqua o è pubblica o è privata. Pertanto che ora ancora si dica che ci possa essere un'acqua pubblica SPA mi sembra quantomeno irrilevante o poco diciamo trasparente. Noi siamo oggi qua assieme all'associazionismo del Titano per difendere quello che è l'interesse delle comunità dove che si sono viste bistrattati da una società privata e che hanno pagato a caro prezzo le bollette su una speculazione di cui l'acqua è pubblica ed è di tutti. Diversamente ho sempre pubblicizzato quei comuni che hanno avuto la gestione diretta dove i loro amministratori nella storia fino ad oggi hanno avuto qualità per l'efficienza, l'efficacia e la capacità economica nei confronti delle loro comunità, cosa che nei 27 comuni e nessun altro comune è stato fatto.